Bentornati in diretta, amici delle Fonti TV. Questo è uno spazio che abbiamo già ampiamente annunciato, si inserisce all'interno della settimana dedicata dalle Fonti all'ambito legal, naturalmente sempre collegato al periodo che ci stiamo lasciando alle spalle, volenti o nolenti, un periodo che è ancora presente, quello legato all'emergenza coronavirus, ma che insomma ora è entrato nella fase 2, o meglio anche nella fase 3, perché si sta cercando di capire come davvero lasciare alle spalle tutte le incertezze e guardare al futuro sempre in modo più positivo. Allora, oggi il focus è proprio quello dell'industria, l'emergenza Covid-19 attraverso delle storie di successo. Non è la prima volta che cerchiamo attraverso i nostri approfondimenti proprio di fare questo, ed questo è solo l'inizio perché, come ho detto poco fa, il coronavirus è ancora presente, ma abbiamo imparato a convivere con il Covid-19 e allora l'Italia si merita di ripartire alla grande. Io lo dico spesso e cerco di farlo attraverso delle voci che possono portare la loro esperienza. Oggi, giusto per spiegarvi che cosa succederà in questo spazio che durerà un'ora, diviso in realtà in due sessioni, le definisco in questo modo, avremo due discussioni differenti, però con diverse prospettive che però vanno nella stessa direzione. Intanto avremo la visione del general manager che è chiamato ad armonizzare responsabilmente molteplici necessità e sia di business sia di salvaguardia anche di modelli che in qualche modo sono stati messi in discussione in un momento delicato come questo. E dall'altra parte anche la visione del general counsel che fondamentalmente fa da supporto, identificazione e interpretazione di quella che è la normativa emergenziale. Ok, quindi diciamo che partiremo da questi due aspetti che vanno a intersecarsi tra di loro. Io vado a salutare e a ringraziare subito i primi relatori che ne parleranno con me e con voi. Ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner di Carnà & Partners, grazie e bentrovato. Buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno, eccola, la vediamo. Saluto Rosario Pistorio, amministratore delegato Sonatrach Raffineria Italiana. Grazie anche a lei per essere con noi. Buongiorno Buongiorno, grazie a voi. e saluto anche Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche. Grazie per il prezioso contributo anche a lei. Grazie a lei, grazie per l'invito. Allora, io do subito la parola a Ascensionato Raffaello Carnà. Noi ci siamo sentiti fuori onda, abbiamo deciso che faremo un po' da, come dire, contraltare io e lei per cercare di far emergere gli aspetti fondamentali, che poi si ricollegano alla premessa che ho fatto, però a lei il compito di, presentarci, per così dire, un po' più nel dettaglio i nostri due relatori, i nostri due ospiti, cercando di raccogliere più elementi possibili. Prego, poi mi inserirò io a breve a seconda di quello che emergerà. Un attimo solo, risolviamo, certo c'è un problema tecnico, ma lo facciamo immediatamente. Vediamo se riusciamo a ricollegarci. Sì, mi dicono di sì, un attimo solo, assolutamente. Intanto, se volete, io do indicazione ai nostri telespettatori lefonti.tv/penaledimpresa-tv-week, è la settimana proprio Problema dedicata tecnico era saltata per un al secondino. penale. Ecco, adesso sentiamo subito la voce, ci ricolleghiamo con i relatori, dove trovate tutti gli appuntamenti oltre a quello che sta, insomma, che è in corso. Allora, Ascensionato Raffaello Grazie, Carnà, grazie. Era prego. stato credo un problemino tecnico Nessun subito problema, risolto, quello della appunto. diretta. Io voglio ringraziare tantissimo le fonti per averci dato la possibilità di organizzare questa iniziativa che avrà dei messaggi sicuramente positivi, perché l'idea è che dal Covid si possa uscire pure con qualche insegnamento. Ringrazio molto il dottor De Cicco, presidente amministratore delegato del gruppo Roche, e l'ingegner Rosario Pistorio, amministratore delegato di Sonatrach Italia. Una veloce presentazione: il gruppo Roche è uno dei più importanti gruppi farmaceutici mondiali e anche nazionali, come settore, un settore molto esposto nella fase dell'emergenza Covid. In particolare il gruppo Roche ha fatto qualcosa di molto interessante che poi chiederò al dottor De Cicco di raccontare. D'altro canto, l'ingegner Pistorio, Sonatrach Italia, è la più grande raffineria europea, quindi altro settore
con tutt'altre tematiche e problematiche. Quindi l'idea del confronto tra due settori apparentemente distanti è proprio per comprendere l'impatto che l'emergenza ha avuto, come è stata gestita e quali sono poi le lezioni apprese per il futuro. Io questo proprio chiederei al dottor De Cicco se ci vuole raccontare l'esperienza e le tantissime cose fatte dalla società. Sì, molto volentieri. Grazie professor Carnac, grazie alle fonti per l'invito. Allora, non è facile sintetizzare quello che è successo ormai circa 90 giorni fa, perché effettivamente noi 90 giorni fa abbiamo inviato una lettera al ministro Speranza definendo il momento straordinario e quindi la necessità di uno sforzo straordinario per il Paese. E siamo appunto oggi per rimandare una nuova lettera anche al Presidente del Consiglio Conte, che anche lui è stato partecipe alle nostre attività, si è interessato in prima persona, e vorremmo appunto restituire un feedback di tutto quello che è stato fatto. Allora, noi fin dall'inizio di questa emergenza sanitaria abbiamo messo a disposizione della comunità italiana quelle che sono le nostre risorse. Innanzitutto le persone, le risorse della nostra produzione, i farmaci, le risorse economiche, i nostri dispositivi diagnostici, i servizi. Quindi è stato davvero un momento senza precedenti della storia del nostro paese, e abbiamo realizzato un'iniziativa che si fonda su quattro pilastri. In effetti abbiamo appunto chiamato questa iniziativa La Roche si fa in quattro. Come dicevo, si parla di prodotti e servizi, del volontariato di competenza, dove le nostre persone sono intervenute. Abbiamo fatto delle donazioni importanti per il Paese e poi abbiamo fatto una campagna in collaborazione con la Treccani che si chiama Stai a casa, leggi un libro. Allora, proverò a accennare molto brevemente, perché ripeto, la narrazione di tutte queste attività prevederebbero il coinvolgimento emozionale delle persone, la competenza, la passione che abbiamo messo. Parto con il primo, che forse è stato quello più risaltato anche dalla stampa: la mancanza di farmaci utili a contrastare l'aggravamento delle condizioni di salute di tanti pazienti affetti da Covid-19, soprattutto nei primi momenti di esordio della pandemia, ha fatto sì che Roche Italia mettesse a disposizione di tutte le strutture ospedaliere italiane un farmaco, il tocilizumab, che dall'esperienza prima in Cina e poi di un clinico italiano a Napoli, il professor Ascelto, sembrava potesse dare un grande contributo per quei pazienti che in quel momento non erano ricoverati nelle terapie intensive. Roche si è mostrata davvero sensibile a questa necessità del Paese. Abbiamo dato la possibilità di trattare oltre 6.000 pazienti ad oggi, gratis, e i risultati sono stati molto importanti. È uno studio che verrà pubblicato su una rivista internazionale, perché poi abbiamo dato la disponibilità anche per fare degli studi clinici che potessero confermare l'efficacia del farmaco, e questo studio ha evidenziato che di fatto si riduce la mortalità rispetto a quello attesa di oltre il 15%, quindi diciamo che circa l'80% dei pazienti che venivano trattati col nostro farmaco, o naturalmente o anche e soprattutto grazie al supporto del nostro farmaco, l'80% è guarito, quindi diciamo si è rimesso. La cosa è estremamente importante, tant'è che è partito uno studio anche internazionale che porterà alla registrazione, ci auguriamo, di questo farmaco nel mondo. L'Italia è coinvolta anche in questo tipo di sperimentazione.
Mi piace sottolineare un altro aspetto. Io ho parlato prima di quella che è la ricchezza di questa azienda e mi piace sottolineare che la ricchezza dell'azienda è fatta dalle persone che costituiscono Roche Italia. Noi abbiamo di fatto messo in piedi un'attività di una campagna di volontariato che in qualche modo ha gestito l'aumento esponenziale che c'era in quel momento di aiuto e di fatto abbiamo collaborato, pensate, con 250 persone al soccorso che veniva richiesto attraverso il numero verde 1500 che è stato istituito dal Ministero della Salute. 250 uomini e donne, quindi il capitale umano, che hanno affiancato di fatto gli operatori del call center, fornendo informazioni, chiarimenti, rassicurazioni a migliaia e migliaia di cittadini. È stato un accordo con il Ministero della Salute ed è stata una forma di collaborazione pubblico-privata innovativa, efficace, 8 ore al giorno, 31.000 chiamate ricevute, oltre 2.100 ore di dialogo tra cittadini e il nostro personale. Brevemente dico anche che logicamente abbiamo fornito donazioni ai medici di medicina generale, le famose mascherine quando in quel primo momento mancavano, abbiamo fornito dei disinfettanti, 45.000 disinfettanti, gli opuscoli informativi, 8.000 dispositivi di protezione individuale per le unità intensive e tutta una serie di servizi, perché i pazienti non potevano recarsi in ospedale, quindi abbiamo attraverso la struttura del diabete abbiamo fornito un servizio di telemedicina, i test diagnostici che oggi sono continuamente riportati dalla stampa. Roche fornisce sia il test sierologico di altissima qualità che gli stessi tamponi, quindi diciamo anche la copertura da questo punto di vista diagnostico Roche è avanti a tutti. E l'ultimo aspetto che, visto il tempo limitato che abbiamo, è un servizio unico, devo dire, che è stato quello di aiutare i giovani in qualche modo a restare a casa. È uno sforzo, è una campagna che abbiamo chiamato Stai a casa, leggi un libro, è stata ideata insieme agli assessori della cultura dei comuni di Milano e Monza, dove noi abbiamo la nostra sede, e la Fondazione Roche ha reso possibile l'arricchimento dei contenuti didattici presenti sulla piattaforma sviluppata dall'Istituto Treccani in accordo MIUR. Anche in questo caso oltre 250.000 utenti, oltre 60 nuove fatto una sintesi velocissima, avrei tantissime cose di dettaglio. Certo, dottor De Cicco, ma guardi, io poi do subito la parola Ascensionato Raffaello Carnà per introdurre il secondo relatore. Io mi sono segnata proprio le parole chiave del suo discorso, che poi magari ribadiremo alla fine, e sono importantissime perché ha parlato di un'Italia che non si deve sottovalutare e che non si sottovaluta, ha parlato di un'Italia che si rimbocca le maniche, ha parlato attraverso degli esempi concreti di un'Italia che ha avuto la capacità in un momento davvero di incertezza totale di creare e di dare vita a delle cose nuove, e soprattutto ha parlato di un'Italia che pur nelle difficoltà sa aiutare, perché l'altra parola chiave è stata volontariato, e ovviamente legata un po' anche al tema dei giovani che rischiano di essere sempre quelli più penalizzati. Quindi guardi, io non ho dubbi che ci sarebbero mille altre cose da dire, ma si fidi, ha detto tante di quelle cose importanti che mi auguro possano essere recepite nel giusto modo. Poi magari in conclusione vediamo di accennare ancora qualcosa. Allora, Ascensionato Raffaello Carnà, introduca pure il secondo relatore. Grazie tantissimo. Come dicevo, l'ingegner Pistorio, amministratore delegato del settore petrolifero, quindi esperienza e ambiti diversi da quelli appena descritti, e poi in conclusione magari faccio anche un passaggio su
su Roche e su Sonatrach, proprio conclusiva. Proprio ingegnere, proprio la sua esperienza, no? Nella situazione in cui improvvisamente ci siamo trovati, in un weekend è cambiato tutto. Grazie. Grazie professore, grazie ancora alle fonti per questa opportunità. In un weekend è cambiato tutto? Beh, diciamo di sì. Un settore diverso il nostro, no, rispetto a Roche. Mi permetta una piccolissima premessa. Noi in Italia oggi abbiamo 10 raffinerie, no? È un settore strategico, una capacità di raffinazione che è seconda solo alla Germania in Europa, ed è un settore che in quel weekend sostanzialmente si è mantenuto in marcia, perché è strategico per i consumi, no? Per i consumi di autotrazione, ma non solo, perché da feedstock a tutto un settore della petrolchimica, da cui poi vengono le plastiche monouso, tutti i detergenti, tutte quelle sostanze che derivano dalla nostra energia primaria. Noi siamo in Sicilia e costituiamo in Sicilia, insieme ad altre aziende del polo, più del 30% della capacità italiana. E quindi ci siamo trovati in un weekend, come diceva lei, da un lato ad essere settore di pubblico servizio al pari di altri come i farmaci, ma dall'altro con un ridimensionamento enorme dei consumi petroliferi, no? Derivante sostanzialmente non solo da un calo estremo della domanda a seguito del lockdown, ma anche dalla guerra dei prezzi che era in quel momento, se vi ricordate, poco prima del lockdown, tra Arabia Saudita, Stati Uniti e Russia, no? Quindi un mercato impazzito. Il 20 aprile, che è anche il giorno del mio compleanno, il WTI è stato raggiunto in meno 30 platform come future, no? Ovviamente non barile fisico. Quindi da un lato la necessità di restare in marcia, dall'altro la tutela delle persone che lavorano con noi, più di 700 dipendenti nostri, più qualche migliaio i dipendenti contractors. Il dottor De Cicco parlava di quattro pilastri. Ecco, io il numero è sempre quello, che non è un numero magico, ma i quattro punti fondamentali che ci hanno permesso di mantenere il servizio essenziale per il paese, ma tenendo presente la salvaguardia delle nostre persone, sostanzialmente, a parte trovare delle soluzioni di business che ci permettessero di rimanere con gli impianti in marcia, sono sicuramente quelli della tutela delle nostre persone. Quindi uno smart working che ha visto sostanzialmente gestire le operazioni quotidiane con solamente 70 presenze giornaliere a fronte delle più delle 300 persone. Già il 25 febbraio, quindi ben prima del mese di marzo, grazie a una condivisione con i principali stakeholders, quindi rappresentanti dei lavoratori, stakeholders esterni, abbiamo siglato il primo protocollo di safety, no? Di igiene, di sicurezza sul lavoro, che ci ha permesso sostanzialmente di iniziare da subito a proteggere le categorie più deboli, no? I nostri dipendenti con sostanzialmente problematiche pregresse, che erano più esposti a quella situazione, sono da subito andati a lavorare in smart working. Abbiamo potenziato la già esistente struttura digitale con ulteriori investimenti in un tempo brevissimo. Poco fa la dottoressa citava la capacità di reazione italiana. Beh, in questi momenti gli italiani forse sanno dare anche il meglio, no? Come capacità di reazione a una situazione che è mutata nel giro di un weekend. Se mi posso permettere, la chiave di tutto questo, smart working e protocollo, dalle misure più semplici, ma anche dalle misure anche più complesse. Si immagini che in un'azienda petrolifera dall'oggi al domani ci siamo messi a produrre gel igienizzante all'interno dei nostri laboratori. Oggi lo troviamo, oggi si trovano le mascherine, ma stiamo parlando di fine febbraio, inizio marzo, quando, diceva il dottor De Cicco, questi beni di prima necessità erano quasi introvabili sul mercato. Ebbene, abbiamo avuto la capacità di produrre da soli gel igienizzante, di fare squadra con Confindustria locale e Unione Petrolifera, e quindi, e giungo al terzo punto, la gamba della responsabilità sociale. Alla fine, a metà pandemia, abbiamo messo il tricolore sul serbatoio più grande della raffineria, no? Un serbatoio da milioni di litri, un tricolore illuminato che si vedeva dai paesi vicini. Ebbene, è stato molto apprezzato, non tanto per l'immaginario, ma perché dietro al tricolore c'erano i gesti quotidiani di fornire mascherine ai presidi Covid in zona. C'era l'igienizzante che veniva fornito alle forze dell'ordine facendo squadre insieme. C'era lo sforzo col sindacato in una condivisione di obiettivi che ci ha permesso di avere dei tassi di assenteismo bassissimi. C'era un'attività nelle scuole di igienizzazione dei presidi di polizia, dove mandavamo appunto i nostri contractors a fare un servizio di igienizzazione. Quindi c'era sostanzialmente un'immagine che era simbolo di una coesione interna ma anche di territorio, che è stata secondo me la risposta più bella in questo momento emergenziale. Si deve essere positivi, sì, ovviamente,
le sfide che ci aspettano, soprattutto nel nostro settore, sono immense, no? È un mercato ovviamente impazzito, abbiamo un Brent di nuovo risalito a $41 nel giro delle previsioni più rose che abbiamo a fine anno, abbiamo ancora dei consumi sicuramente più bassi, l'Unione Petrolifera stimava un 20% di riduzione annuo, con dei picchi aprile-maggio sopra il 70-80% per il cherosene, oggi non vola più nessuno, lei immagini, il cherosene è un prodotto che noi produciamo giorno per giorno, la benzina ha un calo del 40% e così via, no? Quindi una sfida dalla quale siamo usciti, ma sulla quale ancora continuiamo a tenere alta la guardia, un'altra che ci sta per attendere. Quindi è un periodo che ci fa guardare ottimisti al futuro, perché, ripeto, abbiamo messo in piedi dei protocolli robusti, abbiamo fatto sistema e sistema in modo concreto e reale sul territorio, e abbiamo condiviso e fatto engagement nei confronti dei dipendenti e del territorio. Certo, ecco, non a caso, insomma, le storie di successo, non è che il successo arriva da solo, no? E ci casca addosso. Lei ha dimostrato che, insomma, bisogna sapersi reinventare proprio in un momento in cui le abitudini cambiano, e quindi se le abitudini dei consumatori, di tutti noi, si modificano, inevitabilmente vanno a penalizzare alcuni comparti come quelli che lei ha citato, bisogna essere in grado di mettere subito in quel momento appunto le strategie corrette, e da lì poi si può parlare di storie di successo. Quindi grazie, perché abbiamo aggiunto anche questo tassello. Allora, scienziato Raffaello Carnà, la parola a lei per la conclusione e il saluto ai primi due relatori di oggi. Sì, grazie, grazie tantissimo. Delle storie splendide, delle storie seppur differenti ma con dei medesimi presupposti, no? Che caratterizzano francamente l'imprenditorialità italiana, la managerialità italiana. Quindi, al di là di elevati livelli di professionalità, perché per fare ciò che ci è stato detto, i manager e il personale tutto deve essere davvero molto preparato, molto, molto dedicato, ma anche la capacità di cogliere, no, l'essenza dei momenti e andare oltre. Io chiederei giusto in una sola parola sia al dottor De Cicchio che all'ingegner Pistorio una lesson learned, cioè, cosa ci rimane, proprio in tre parole, perché ahimè abbiamo un po' sforato. Grazie. Allora, io direi che ancora una volta stare al fianco del coraggio degli italiani, Roche lo ha confermato essere presente nel nostro DNA. Grazie tantissimo, grazie, grazie, grazie. Chiarissimo come sempre. Bah, io proprio in una battuta, da chi di fatto gestisce situazioni complesse anche nella quotidianità come il nostro settore, non bisogna mai pensare di essere arrivati preparati a un evento, cioè continuare sempre a investire nella prevenzione, così come abbiamo fatto nei business continuity plan, nei protocolli in modo preventivo, e non abbandonare mai la principale risorsa che abbiamo, che sono le nostre persone. La lesson learn, l'engagement e la condivisione, secondo me, è stata la chiave del successo. Senza non saremmo riusciti a coinvolgere la popolazione. Sono più di tre, ma spero di aver reso il messaggio. Grazie. No, guarda, grazie, grazie tantissimo a entrambi, peraltro molto, molto, molto chiaro, francamente molto, molto utile. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Se posso, mi inserisco per salutare anch'io i primi due relatori. Complimenti, appunto, mai sedersi, anche quando tutto sembra andare bene, perché poi il pericolo è in agguato, ma se non ci si siede mai, il pericolo si supera, o quantomeno si va oltre in altri modi. Quindi grazie a Maurizio De Cicco e grazie a Rosario Pistorio. Allora, ascensionato Raffaello Carnà, naturalmente rimane con me. Noi andiamo in pubblicità e tra poco la seconda parte di questa tavola rotonda. Naturalmente poi inizia lei, così almeno introduce gli altri relatori. A tra pochissimo, giusto un paio di minuti. Ed eccoci tornati in diretta all'interno della settimana che Le Fonti TV dedica al penale. Questo è il nostro focus
di oggi, l'industria, l'emergenza Covid-19, storie di successo e lesson learned. Perché? Perché vogliamo cercare di capire attraverso degli esempi concreti che cosa si è fatto e che cosa si continuerà a fare per guardare positivamente al futuro. Io saluto nuovamente Ascensionato Raffaello Carnà, managing partner di Carnà & Partners, che diciamo così è colui che incalzerà i nostri relatori. Ben trovato ancora. Buongiorno, grazie, grazie. E io vado solo a salutare gli altri due ospiti e relatori e poi lei invece ci darà qualche dettaglio in più di ciascuno. Saluto Celeste Tufano, Senior Counsel IMEA Bain & Company Italy, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E grazie per essere naturalmente in questa tavola rotonda, Carlo Simone Massenti, Vice President Legal Italy and Western and Southern Region AstraZeneca. Grazie per la sua presenza. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Allora, Ascensionato Raffaello Carnà, a lei introdurre ancora più dettagliatamente i nostri ospiti. Grazie, grazie, grazie tantissimo, anche e in particolare sia all'avvocato Tufano che all'avvocato Massenti per la loro disponibilità. Sono entrambi impegnatissimi nelle loro attività e quindi li ringrazio in modo particolare. Come si è detto pure nella prima sessione della trasmissione, l'emergenza Covid ha comunque caratterizzato le aziende in qualche modo, e le aziende hanno reagito, e devo dire, lo abbiamo anche visto prima, anche in maniera virtuosa. Quindi la chiacchierata proprio era finalizzata a comprendere come il legale, no? Quindi il general counsel della società abbia supportato il board, il consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati in due settori diversi. Bain è leader nel settore della consulenza strategica direzionale, AstraZeneca è una multinazionale farmaceutica, quindi ambiti di sicuro lontani quanto a settori di attività, ma verosimilmente, questo lo scopriremo alla fine dell'attività, con dei punti anche di grande contatto. In particolare chiederei proprio questo all'avvocato Tufano: come il general counsel, qual è stato il ruolo in questa fase di tanti decreti, poi con una l'azienda multinazionale ha una responsabilità anche ultra regionale, quindi qual è stato il ruolo che ha svolto nella delicata fase emergenziale. Sì, grazie. Intanto volevo di nuovo ringraziare il professor Carnà e le Fonti TV per l'invito. Devo dire che il ruolo del General Counsel e del Legal Counsel è stato reso in qualche maniera quasi fluido proprio dall'organizzazione della stessa società di Bain. I dottori De Cicco e Pistorio prima parlavano di quel weekend che ha un po' cambiato la nostra vita in Italia. Quel weekend, a partire già dal 21 febbraio, Bain & Company, con l'arrivo delle prime notizie, quindi ancor prima dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti, ha già assolutamente preso una risposta, ha avuto una risposta di grande prudenza e soprattutto tempestiva. Quindi quel 21 di febbraio è già subito partita una comunicazione ai impiegati di Bain in cui si invitava gli stessi impiegati a porsi in quarantena volontaria qualora fossero stati nelle zone affette, a non viaggiare, a non recarsi in ufficio se avessero sintomi influenzali e a seguire le regole dell'igiene e del social distancing. La domenica, quindi il 23 febbraio, partiva poi una comunicazione in cui si disponeva alla chiusura degli uffici non soltanto di Milano ma anche di Roma, quindi grande prudenza da parte della società. A questo punto si stabiliva una serie di update che all'inizio sono state proprio giornaliere, poi una weekly update a livello globale, e venivano istituiti i emergency response
Teams. Questo ce n'era uno in America, uno in APAC, uno in EMEA, con il supporto di un response team locale, con il compito appunto di rispondere a tutte quelle che potevano essere le domande, le preoccupazioni del personale in materia Covid, di rispondere anche a quelle che erano le esigenze dei nostri clienti e approvare eventuali partecipazioni in ufficio, perché veniva di fatto stabilito lo smart working, quindi l'accesso agli uffici era chiuso. Il ruolo del council, devo dire, con questa organizzazione, appunto dicevo all'inizio, è stato reso fluido, perché è stato un ruolo di supporto al lavoro straordinario che i miei colleghi dell'Emergency Response Team hanno fatto, dandogli una lettura legale, di interpretazione normativa, da quelli che potevano essere gli aspetti della privacy agli aspetti giuslavoristici, ma devo dire è stato fatto un grandissimo lavoro dal team che è stato messo insieme. E allo stesso tempo, in via diciamo preventiva, Bain decideva anche lo stop a tutti i corsi di formazione globale. Io stessa la mattina del 24 febbraio sarei dovuta partire per andare a fare un corso di formazione e non c'è stata questa partenza, perché si è agito in maniera molto prudente e quindi con grande supporto. Il messaggio di Bain, cioè il focus di Bain, devo dire, il messaggio positivo è stato: nonostante questa situazione di crisi, non si è mai perso il commitment verso i clienti. Quindi mentre Bain internamente era impegnata nell'affrontare la situazione con i propri nei propri uffici, abbiamo 58 uffici in 37 paesi, quindi e già avevamo l'esperienza in Cina, non abbiamo mai perso il commitment verso i nostri clienti, anzi nel tempo di Covid abbiamo offerto anche il nostro supporto. Ma l'esperienza a livello personale che ho vissuto con più grande ammirazione è il supporto al personale. A Bainee never lets another Bainee fail, e devo dire, io stessa ho ricevuto grandi messaggi di supporto. Come si è diffusa la notizia del mio ufficio chiuso, da tutto il mondo i colleghi che mi conoscevano hanno cominciato a scrivermi per darmi messaggi di supporto, e questo è sicuramente il grande messaggio positivo. Quindi mai perdere il focus verso quelli che sono i due asset fondamentali di una società come Bain: i clienti da un lato e il personnel dall'altro. Grazie. Grazie tantissimo, Celeste, molto molto bello, quindi subito una reazione immediata volta a tutelare ovviamente i collaboratori e dipendenti di Bain, ma salvaguardando la continuità del business, quindi senza impatti veri sul assolutamente, assolutamente, questi sono stati i due punti, esatto, chiave che ci hanno guidato in questa emergenza. Ecco, se posso mi inserisco solo per, come ho fatto prima, insomma, evidenziare quelle che sono le parole chiave, che poi sicuramente possono servire come base di partenza anche per la prossima relazione. Bello il discorso del capitale umano, che peraltro è tornato anche nella prima parte della trasmissione, quindi ancora una volta l'accento sul team, sulla collaborazione, sulla sinergia. Questa credo che sia una delle prime parole che abbiamo imparato a conoscere ancora di più, anche se il significato lo conoscevamo di già durante l'emergenza del coronavirus, il fatto che dovessimo tutti agire, perché tutti, pensate un po', anche a livello mondiale se vogliamo, abbiamo avuto lo stesso obiettivo, no? Quello di sconfiggere il coronavirus. Naturalmente qui si sta parlando di sconfiggere tutto il pessimismo che non darebbe modo all'Italia di ripartire. E poi il fatto che si sia detto il cliente in primis, nonostante tutto. Questo nonostante tutto a me piace sempre, perché vuol dire che non ci si arrende mai, no? È proprio un'espressione che mi piace particolarmente, quindi anch'io insomma rivolgo i miei complimenti alla testimonianza che abbiamo appena ascoltato. Allora andiamo avanti, ascensionato Raffaello Carnazzo. Sì, ma prosegui pure tu con insomma vado io con Simone Massenti e in AstraZeneca, anche lui un ruolo ultra regionale, quindi una visione come si è svolta poi il supporto, il servizio del General Counsel in questa situazione nel farmaceutico. Grazie. Sì, anche noi abbiamo avuto un'esperienza per molti versi simile a quella della collega, nel senso che quel famoso 21 febbraio venerdì eravamo riuniti in comitato di direzione
e alle prime notizie che arrivavano del primo caso di Codogno, abbiamo mutato il comitato di direzione in un comitato di crisi. Quindi quello che abbiamo fatto è affrontare la crisi proprio col comitato di crisi. Io poi sono il crisis coordinator, quindi ho vissuto proprio da responsabile della gestione con la crisi, quindi l'ho vissuta nell'intero suo percorso. E abbiamo attuato quello che era il business continuity plan aziendale, che fortunatamente aveva un allegato che riguardava la pandemia, ed è stato molto utile perché in quell'allegato vi erano le funzioni critiche che era necessario continuassero a lavorare da remoto, quindi con un'azienda un'azienda chiusa, e questo per assolvimento degli obblighi di legge. Quindi faccio riferimento all'attività di farmacovigilanza, per esempio all'attività di distribuzione e fornitura dei prodotti farmaceutici, alle gare per prodotti farmaceutici, i clinical trial. Ecco, tutte queste funzioni ci siamo assicurati fossero in grado di lavorare da remoto dal day one, che per noi è stato il lunedì 24 febbraio. Quindi dal lunedì 24 febbraio tutta la sede ha lavorato da remoto, e il legal ha giocato anche un ruolo poi successivamente, cioè quando si è trattato nei giorni successivi di valutare tutte le varie produzioni normative a livello regionale e locale per quanto riguarda gli accessi del nostro personale di campo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, perché come azienda farmaceutica noi abbiamo ovviamente gli informatori scientifici, ma anche una direzione medica e una direzione market access, quindi con colleghi che vanno sul territorio. E quindi noi abbiamo studiato quelle che erano le normative che regolamentavano l'accesso e prudenzialmente deciso di non andare nelle regioni allora più esposte, e poi vi è stato il lockdown. Durante il lockdown abbiamo studiato la, diciamo, copiosa produzione normativa a livello di PCM, a livello di protocolli che vi è stato, e quindi abbiamo aiutato le funzioni aziendali e quindi anche il comitato che è stato istituito, quindi col medico competente, col responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile del laboratorio dei laboratori per la sicurezza, per l'attuazione del protocollo in base alla realtà aziendale, quindi sia per la realtà di sede che per la realtà di campo, cosa che è stata fatta, e abbiamo naturalmente affrontato le tematiche privacy, sia come gestire un caso di positività all'interno dell'azienda, sia per quanto riguarda ovviamente tutte le informative per l'accesso agli uffici, la tenuta dei registri. Abbiamo seguito anche l'evoluzione della discussione sull'eventuale responsabilità datoriale per un caso di positività, quindi questo l'abbiamo seguito da vicino ed è, come sapete, una tematica che ha trovato la sua definizione adesso nella conversione in legge del decreto liquidità. E quindi adesso con l'articolo 29 bis diciamo, si è stabilito che il rispetto delle prescrizioni del protocollo del 24 aprile e degli altri protocolli e linee guida che per quanto riguarda un'azienda farmaceutica fa riferimento alla conferenza delle regioni e delle province, quindi quel documento che è stato elaborato in primis il 22 maggio e rivisto proprio ieri. Dicevo, è stato deciso, che è stato definito che l'adozione delle prescrizioni contenute nei protocolli e linee guida sia idonea a integrare, diciamo, gli obblighi del datore di lavoro, a integrare quella sua funzione di garanzia ai sensi dell'articolo 2087. Quindi questo noi l'abbiamo seguito da vicino, anche confrontandoci con vari stakeholder. Un'altra attività è stata quella essendo un player del settore della salute che è stato impattato in questa pandemia, è stata quella di supporto di tutte le iniziative aziendali che sono state adottate durante questa crisi. Quindi noi abbiamo donato 800.000 mascherine tra chirurgiche e FFP3 alla Protezione Civile, agli ospedali della Lombardia e di altre parti d'Italia. Abbiamo donato delle ambulanze specifiche per il Covid alla Croce Rossa. Abbiamo proposto dei corsi di formazione per ventilazione polmonare per il personale medico. Abbiamo proposto dei corsi di supporto, delle sedute di supporto psicologico per il personale medico o in generale operatori sanitari gravemente impattati dallo stress e dai carichi di lavoro durante la crisi. Quindi tutte queste attività
hanno comportato naturalmente un'attività legale ove necessario, una contrattualizzazione ove necessario. Ecco. Quindi diciamo è stata una crisi che ha visto il legal giocare un ruolo, devo dire, molto preponderante, ecco, perché vari sono stati gli aspetti legali da gestire e come dicevi, come chiedevi, anche il coordinamento con gli altri paesi europei è stato stretto. Noi siamo stati visti come il paese naturalmente più impattato all'inizio in Europa e quindi c'è stato grande coordinamento, anche abbiamo fatto anche grande formazione nei confronti degli altri paesi su come avevamo implementato noi il business continuity plan e siamo stati, diciamo, anche di supporto nei confronti degli altri paesi. Prego, Scenzonato, prego. Sì, grazie. Interveniamo pure insieme. È molto interessante in entrambi gli spunti la reazione, no? In particolare in AstraZeneca c'era già nel Business Continuity Plan pure un capitolo, no? Dedicato alla crisi pandemica, quindi per tradurre per i meno tecnici le istruzioni d'uso, no? Cosa fare se si verifica l'evento. Molto bella pure il tema che nell'immediato, no, se riuscite ad andare sullo smart working pur garantendo l'erogazione dei servizi obbligatori, quindi si citava la farmacovigilanza e non solo, ma per esempio nel rapporto con i medici, se ci fossero state necessità di informazione scientifica, visto che gli informatori poi non potevano andare, è stato previsto qualcosa. Siamo stati in grado di lavorare da remoto e quindi di avere le interazioni tra il nostro personale e i medici da remoto, quindi facendo delle visite in smart working, come si suol dire, e questo è stato molto apprezzato dai nostri interlocutori. Devo dire che soprattutto all'inizio gran parte delle visite erano relative anche al Covid e quindi a informativa che si dava anche nei confronti della classe medica sulle ultime novità in materia di pandemia, e quindi questo è stato molto apprezzato dalla classe medica, perché non tutta la classe medica aveva l'opportunità o anche il tempo di restare al passo per l'aggiornamento necessario. Ecco. Ecco, poi se posso anch'io, magari per andare ancora da Celeste, insomma, prima di andare verso le conclusioni, ma è stato detto anche questo, stare al passo, no? Il vostro ruolo è proprio da supporto, e il supporto è ancora più importante quando l'evoluzione delle cose è quasi inafferrabile, mi verrebbe da dire, quindi ancora di più funge da collante rispetto a tutto quello che bisogna poi mettere in atto concretamente, vero? Assolutamente, è quello del legale diventa veramente un punto di riferimento, come diceva anche il dottor Massenti, il supporto nella creazione dei protocolli specifici Covid, quello è stato veramente un impegno importante, soprattutto per esempio per la gestione dei casi di positività, cosa che insomma anche alla luce della normativa e della responsabilità del datore di lavoro, quindi dare anche un punto di riferimento un punto di riferimento alle strutture del business che comunque erano già affrontavano già l'emergenza dal punto di vista commerciale, quindi questo è stato sicuramente un ruolo di grande supporto e come dire, di fare un po' chiarezza tra quelle che sono state le prime la prima confusione dell'inizio, ma come dicevo, avendo una struttura organizzativa già impostata, questo sicuramente ha reso facile, perché il framework esisteva già e quindi si è lavorato più, come dire, sul contenuto, mentre gli altri colleghi gestivano la parte organizzativa. Certo, ecco, Scienziato Raffaello Carnà, faccio a te una sorta di domanda, però che in realtà ci dà modo di avviarci appunto alle conclusioni, come vuoi tu, anche magari coinvolgendo ancora i nostri due relatori. Appunto, il ruolo di supporto diventa ancora più strategico, perché si ha a che fare
con altre persone, con i clienti. Ovviamente quando ci sono delle emergenze, le visioni già sono molteplici, chiaramente, perché ciascuno ha una sua visione. Immaginiamoci quando c'è l'emergenza. Per questo dico, è ancora più importante davvero riuscire in questo periodo, quello che stiamo facendo anche attraverso questa tavola rotonda, fissare dei punti fermi che sottolineino anche che ruolo debba avere l'Italia attraverso le sue aziende, attraverso le sue persone. Un punto di domanda in realtà un po' mascherato, è un'affermazione che ti sto facendo, però vorrei sapere, scusa, ti ho dato anche del tu in questa fase finale, però vorrei sapere cosa ne pensi tu, sì, perché siamo diventati tutti più una sorta di comunità, no? Dopo questa ora, cosa ne pensi tu di questo? Io penso, guarda, che francamente, ora, avendo anche la possibilità professionalmente di confrontarmi con più aziende, l'Italia, i manager italiani, gli imprenditori italiani hanno una professionalità che sovente è taciuta alle cronache, no? Cioè, molte volte l'impresa assurge agli onori delle cronache per fatti di cronaca nera, di corruzione o di situazioni brutte. Oggi tutte le testimonianze che abbiamo avuto, ma sono tantissime quelle che potremmo avere in tal senso, dimostrano invece, ci danno evidenza di realtà, di organizzazioni che immediatamente hanno reagito. Quelli bravi parlano di resilienza, quindi capacità di riorganizzarsi, e l'hanno fatto subito, cioè garantendo da un lato la continuità delle loro attività, che poi tutti i servizi importanti e fondamentali, ma dall'altro è emerso una enorme generosità da parte delle aziende, sia delle multinazionali ma anche delle aziende padronali, delle aziende imprenditoriali, quindi con dei concreti atti di sostegno a favore dello Stato in primis, perché l'adorazione alla protezione civile vuol dire in altri termini lo Stato, una grande attenzione pure al cliente nei vari scenari, sopportando anche degli oneri aggiuntivi che non erano, anche di tipo morale, culturale, che non erano in alcun modo previsti o pianificati. Quindi nella tragedia, nel disastro che si è verificato, la lezione tutto sommato è anche positiva su come le aziende hanno reagito e su come vedono anche i prossimi mesi, ecco, lo sviluppo. Ecco. Certo, assolutamente sì. Ecco, magari un'ultima battuta in chiusura dei due relatori, insomma, ancora di più a darci delle parole chiave attraverso le quali guardare al futuro. Sì, per quanto riguarda la mia esperienza, decisamente, prima si parlava anche di lesson learned, decisamente essere pronti di fronte ad una emergenza, quindi società globali che hanno uffici in tutto il mondo devono essere pronte ad una emergenza che non potrebbe non essere così conosciuta come nel nostro caso, ma il business continuity plan di cui si è parlato deve essere aperto a includere qualunque tipo di emergenza, proprio per assicurare la continuità operativa nonostante tutto. Ok, sentiamo anche Massenti. Sì, devo dire che di lesson learned ce ne sono alcune, secondo me. Sicuramente quello che diceva la collega è il fatto di pensare che anche l'imponderabile possa succedere, quindi anche una pandemia che ci costringe tutti a lavorare da remoto è qualcosa con cui fare i conti d'ora in poi, abbiamo avuto questa esperienza. Poi direi che la salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere il totem, deve essere, diciamo, il punto nevralgico da cui poi le decisioni aziendali devono dipendere. Ecco, quindi non bisogna mai perdere questa che è la priorità che un'azienda deve avere, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e di conseguenza anche dei loro interlocutori. E infine, forse anche l'importanza della comunicazione aziendale, cioè l'importanza di comunicare tempestivamente, in modo trasparente, in modo continuo quelle che sono le decisioni aziendali, sentire anche quello che è il feedback che arriva dai nostri colleghi, perché magari una decisione può essere anche modificata. Ecco, questo è anche, devo dire, una comunicazione anche sulle iniziative fatte. Noi abbiamo su tutte le nostre iniziative di donazione di corporate social responsibility
abbiamo dato comunicazione costante ai nostri dipendenti, e devo dire che questo è servito tantissimo, perché tutti hanno dimostrato un grandissimo orgoglio nel far parte di questa realtà e hanno anche contribuito addirittura con delle ore lavorative proprie alla donazione nei confronti del sistema salute, e quindi questo è stato fortemente apprezzato, quindi la comunicazione è indispensabile, devo dire. Ottimo, ascensionato Raffaello Carnà, come vorresti concludere? Poi ci salutiamo. Guarda, io concludo solo dicendo grazie, non voglio rubare altro tempo, sia alla trasmissione che ai relatori. Alla fine delle esperienze positive anche sulle lesson learned, cioè, assolutamente, si sono creati veramente fortificati dei pilastri che già esistevano, perché altrimenti, se non fossero esistiti, le aziende non avrebbero reagito così come c'è stato descritto, quindi consolidando delle posizioni, delle attenzioni verso le persone, verso i clienti e in generale verso la comunità, verso gli stakeholder di riferimento. Certo, assolutamente. Poi credo che, insomma, attraverso proprio delle lezioni ciascuno possa imparare ovviamente quello che di vero c'è, quello che di concreto abbiamo cercato di trasmettere, facendolo poi proprio, no? Perché tutte le esperienze della vita funzionano così, ma anche i libri che studiamo a scuola, voglio dire, vengono recepiti in modo diverso. L'importante è che si capisca l'obiettivo, poi ciascuno rende personali appunto i fatti concreti che altre persone hanno magari già messo in atto. Io credo che l'obiettivo un po' di questo spazio se fosse questo, insomma, credo che possiate condividere tutti, giusto? Assolutamente sì. Lo attestiamo manifestamente. Avete detto anche all'unisono assolutamente sì, quindi vuol dire che abbiamo davvero raggiunto l'obiettivo, e mi auguro anche che ci siano altri spazi e altro modo di discutere ulteriormente di questi argomenti, magari quando si potrà fare un bilancio ancora più effettivo. Io perciò comincio a salutare Celeste Tufano, Senior Counsel IMEA in Company Italia, grazie Italy, grazie per essere stata con me. Grazie a voi. E complimenti, naturalmente. Complimenti e grazie a Carlo Simone Massenti, Vice President Legal Italy and Western and Southern Region AstraZeneca. Grazie mille anche a lei di cuore. Grazie, grazie a voi. Grazie. E naturalmente l'ho lasciato per ultimo, ma insomma è colui che ha fatto un po' da collante in questa tavola rotonda, ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner Carnà e AM Partners, che ritroveremo sicuramente al più presto qui sulle fonti. Grazie davvero. Grazie mille, grazie. 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 Buona giornata a tutti, e chiudiamo questo spazio dedicato all'industria dell'emergenza Covid-19. Io vi invito a collegarvi al nostro sito lefonti.tv, dove nella sezione eventi, io sono già all'interno del penale di impresa TV Week, trovate non solo questa settimana dedicata appunto al penale, ma tutte le altre settimane monotematiche che Le Fonti ha deciso di organizzare e di dedicare a voi attraverso degli esempi da seguire. Quindi grazie per averci seguiti, restate sulle Fonti TV, tra poco ricominceremo con il live dai mercati.